e dire che fortuna. Pietro Ghislandi, ventriloquo, comico e attore, nato a Bergamo 55 anni fa. Il grande pubblico sicuramente lo ricorda con il suo pupazzo Sergio, a fantastico in parti da cabarettista in qualche fiction o nei film di Pieraccioni e Vanzina. In tanti l'hanno seguito dal vivo nel suo tour Il ventricolo sinistro, che ha fatto tappa anche al teatro del Circolo Fratellanza di Casnigo. Noi bergamaschi siamo grandi non per la politica, non per le corruzioni, ma perché abbiamo grande sentimento, abbiamo grandi qualità di lavoratori e poi l'arte da portare in giro per il mondo. Io per fortuna poi da ventriloquo sono l'unico ventriloquo italiano che può dire con questa voce particolare, questa voce la regalo al mio pupazzo Sergio, che diventa un mini Gabibbo che dice la verità su tutte le cose che nel mondo non funzionano. Oggi c'è crisi, i cantieri edili fanno fatica a reclutare persone e poi non c'è lavoro. In un cantiere edile di 10 muratori ci sono 5 bergamaschi, 5 marocchini. Allora voi sentite che i dialoghi sono, non capisci più che bergamasco marocchino. Riesci a vivere sicuramente se puoi fare come argomento dei tuoi spettacoli l'attualità, con l'intelligenza, senza la volgarità, e cercando di fare che i tuoi spettacoli siano dei piccoli comizi di vera politica, perché tu cerchi di risvegliare le coscienze e di far riflettere il cittadino sulle fregature che sta prendendo e sulla poca onestà gestita non dai delinquenti che fanno le rapine, ma dai politici che gestiscono i nostri soldi guadagnati col sudore della fronte. Ghislandi cambia spesso voce, imita Beppe Grillo, Mister Linea, l'attore teatrale impostato, il coatto romano, il bolognese. Non nasconde le sue ambizioni future, spero di avere una parte in una prossima fiction sulla vita di Arlecchino con protagonista Giorgio Pasotti. Poi mi piacerebbe avere un mio spettacolo a teatro, un vero e proprio one man show, dove mostrare anche le mie qualità di musicista. Se tu tiri l'accento, fa saltare su.